Allora, chiariamo subito questa diatriba, no, sulla No, ma differenza fra commedia musicale e sì, è proprio musical. una cosa molto molto ridicola, cioè si tenta sempre di dare dei, come dire, degli schemi, Dei compartimenti strani. mettere dentro quello è più recitato, meno recitato, ma il musical è tutto cantato, ma quando mai? Cioè nel senso se uno parla dalla nascita del musical che c'ha 115 anni, all'inizio era molto recitato con delle canzoni in mezzo, era un po'. Poi, molto dopo è venuto il musical completamente cantato. Prima era solo divertente, poi è diventato drammatico. Vogliamo dire che le scene recitate di West Side Story sono delle po poca roba? Ma no, sono cose molto belle, molto Molto importanti e intense. molto forti. Quindi la differenza la fa la musica. Allora, se parliamo, chiamiamolo commedia, teatro musicale di Garina e Giovannini è una musica bellissima, cioè Trovajoli è un genio, cioè detto musicalmente, è proprio una cosa bellissima, ma è sua, è nostra, è italiana, è forte. West Side Story, Bernstein è un altro genio, ma è americana, c'è cioè un altro tipo di gusto, quindi cambia la musica, ma il teatro musicale è uguale, dare le differenze è proprio uno sbaglio. Invece la questione delle figure professionali diverse mi sembra che anche quella sia stata abbastanza risolta, forse vari anni fa, insomma, c'era un po' un accentramento, ma adesso ci sono varie, insomma, Sì, non è vari vero, cioè, ruoli per cui tutti abbiamo un ruolo non c'è, e insomma, non, cioè, una la figura. verità è che ci sono pochi scrittori, pochi musicisti che conoscono il genere. Cioè io faccio sempre riferimento a Verdi e Puccini. Verdi e Puccini, due grandissimi musicisti, ma prima di tutto erano uomini di teatro. Facevano uno spettacolo e Quindi quindi avevano bene il il senso del senso del ritmo, della teatro, drammaturgia, esattamente. insomma, di cosa regge e cosa non regge, ecco, Esatto, insomma, in e questo è poche parole. fondamentale. E questo è anche legato quindi al discorso dell'opportunità di nuovi titoli, cioè avere nuovi titoli senza ricorrere sempre ai titoli famosi che danno garanzia, non dico di successo perché poi è tutto da vedere, però insomma, uno va un po' più sul sicuro. Ecco, nuovi titoli ci sono secondo lei, secondo il suo C'è un osservatorio? problema. Prima cosa noi parliamo una lingua che non parla nessuno e quindi è molto difficile da esportare i nostri, cioè devono essere tradotti e quindi Anche solo da produrre in Italia, voglio dire. c'è un mercato troppo piccolo che può coprire tutto un grande lavoro. Ma secondo lei ci sono delle nuove opere che le vengono proposte? Sì, qualcuna Le ce n'è, però insomma non è che. vengono... Non la convince, insomma, No, non mi convince pienamente. perché la prima cosa che noto è il fatto che leggo queste cose che non Poi non sono del riesce a vederle, mestiere. non riesce a vederle No, in non sono del teatro. mestiere. Non E quindi questo significa che in Italia stanno un ancora non po'. c'è una cultura, diciamo, drammaturgica del No. musical. Parlo appunto di drammaturgia per il Sì, già la musical. drammaturgia proprio per la prosa è Non già. è che Non navighi è in che grandi ce ne acque, insomma, come voi. siano. Però perlomeno lì c'è una tradizione. Sì, Dice, un qui minimo, sì. forse. Qui no, qui no. E dalle produzioni straniere cosa c'è da imparare ancora? Intanto abbiamo sicuramente un metodo. Devo dire che io sono stato fortunato perché all'inizio, proprio con Chorus Line, è venuta Bayer Klee, che è una veterana di Chorus Line, e mi ha insegnato molte cose. Proprio è un metodo con cui si prepara un. Dal punto di vista Dal punto di vista organizzativo, organizzativo, solo, operativo, sì, certo. operativo, proprio molto, molto preciso. Poi adesso abbiamo questa fortuna che è venuta la Stage Entertainment in Italia. Italia, che si sta dando molto da fare, che sta spingendo questo genere, e quindi spero che il pubblico si allarghi. Certo, le faccio ascoltare pochi secondi di un'operazione, facciamo una piccola deroga alla Compagnia dell'Arancia, perché poi dopo ci dà l'opportunità di fare una riflessione, sia pur brevissima. Un musical quindi che ambisce a diventare un cult nel suo genere. Se così sarà, è presto per dirlo. Certo non mancano le perplessità, suscitate da alcuni momenti troppo oleografici e quasi puerili, che non danno spazio alla portata eversiva e dirompente della scelta di povertà del menestrello del Signore. Comunque l'apprezzamento del particolare pubblico Allora, alla fine. era Francesco il Musical al Lyric Theatre di Assisi, maggio del 2000. La volontà di creare un musical in pianta stabile in un teatro, appunto fisso dove da tutta Italia andassero a vederlo, non ha funzionato, è stato un fallimento purtroppo, nel senso che non ha tenuto.
Perché, secondo Saverio Marconi? L'organizzazione. Cioè, perché si è un po' superficiali quando si pensa, poi la gente viene, eccetera. Ci vogliono mesi, se non anni, di organizzazione per far funzionare queste cose. Non è che si può fare così, pensare che basta due annunci, quattro manifesti e la poi cosa viene. Poi deve esserci un prodotto di grandissima qualità. Beh, il prodotto era buono, insomma. Vincenzo Ceramico, sì, i testi, insomma, non era male. Può essere anche responsabilità del fatto che in Italia manchi un po' la cultura del dire vado a Milano a vedere il musical che sta lì. No, c'è. Quando facevamo Grease a Milano la prima volta venivano con i voli dalla Sicilia, quindi si è creata anche in Italia questa mentalità del dire io ci sono stato, insomma. Senta, adesso facciamo questo gioco molto vorticoso e vertiginoso. Non pericoloso però. No, è assolutamente innocuo, non so, più può creare qualche palpitazione, un po' di tachicardia, non so niente di che. Sono una carrellata nei musical della Compagnia dell'Arancia. Sì. Allora, io apro o lei apre, 2 o 3 secondi, qualche secondo e poi una reazione, un retroscena possibilmente. Vado con il primo. Scusate.